ci auguriamo che la strada percorsa sia quella di un giudizio della Corte Costituzionale a tutto tondo e, se del caso, se il Parlamento ritiene, di una modifica normativa nelle parti che sono palesemente incostituzionali. Vorrei solo ricordarne un dato e poi chiudo, che riguarda me, che insomma, quando io mi sono candidato la Severino nemmeno esisteva. Quando mi sono candidato la Severino era l'avvocato di Romano Prodi, che era la mia controparte nel processo penale. Sono molto motivato a collaborare in modo proficuo, serio, con il presidente De Luca e con la squadra che egli intenderà formare. Non vedo l'ora, perché questo vuoto in regione non ci sta aiutando. Devo dire la verità, questo mese di vacanze e anche la campagna elettorale si avverte il vuoto in regione, quindi c'è bisogno, secondo me, di una squadra che governi. Io credo così, che ci sono le condizioni per una cooperazione. Ovviamente saranno i fatti, devo dire, perché anche con Caldoro all'inizio gli auspici erano questi. Nell'incontro con De Luca, francamente, ho percepito possibilità potenziali maggiori rispetto all'incontro iniziale con Caldoro, cioè la distanza politica sembra meno ampia. Però io sono abituato a giudicare esclusivamente dai fatti, quindi da parte mia massima collaborazione, e questo mio cauto ottimismo deriva dalle parole che ho ascoltato dal presidente Luca, il quale ovviamente ha espresso anche lui una condivisione assoluta della collaborazione con la città di Napoli e come la città di Napoli debba essere assolutamente e totalmente protagonista delle scelte sulla città di Napoli. Penso a Bagnoli come ad altro. Per De Luca invece il tema della Severino, e come ho detto più volte, non è la stessa storia di De Magistris, anche giuridicamente è differente, non ve lo dimenticate mai questo fatto. Ne ho fatto un esempio adesso, ne potrei fare altri. Quando io mi sono candidato a sindaco di Napoli, ripeto, quel tipo di Severino, la Severino non esisteva, e non è un dato proprio, non è l'unico dato di differenza tra due storie che sono storie politiche, storie giudiziarie, storie umane completamente diverse. Poi certo c'è il tema della Severino anche per Vincenzo De Luca, non c'è dubbio. Noi il dialogo lo facciamo con tutti anche adesso e lo vogliamo fare con tutti. Per esempio, in città metropolitana un dialogo importante col PD, in consiglio comunale un dialogo più flebile, a livello nazionale dialoghiamo su alcune partite come le Vele e la metropolitana, e c'è invece uno scontro politico molto forte su Bagnoli. Cioè, noi siamo alternativa a Renzi dal punto di vista politico, cioè noi come amministrazione siamo alternativa. Poi il dialogo è sempre aperto. Io mi avvio a completare la sindacatura con la maggioranza di adesso, lavorerò per cercare di ricomporre la maggioranza della prima ora, mi candiderò soprattutto con liste civiche e con l'apporto dei cittadini, perché credo molto ai movimenti dal basso, credo molto all'autonomia di questa città e credo molto a quelle energie politiche e culturali che si sono sprigionate in questi 4 anni anche grazie a noi. Se poi ci saranno altri con cui si può dialogare, come dire, trovare dei punti d'incontro, magari anche con pezzi di partito, perché poi anche all'interno dei partiti ci sono persone con cui si riesce, ale e componenti con cui si riesce a collaborare e a dialogare bene, altre meno, lo faremo, quindi non c'è un muro nei confronti di qualcuno, quindi da questo punto di vista le porte del dialogo sono sempre aperte. Poi sono dei fatti che le caratterizzano, no? Non solo dichiarazioni politiche che lasciano pure un po' il tempo che trovano, anche oggi ci sono poi comportamenti che si hanno per esempio in città metropolitana, dove ho registrato, come ho detto prima, anche momenti di intesa con i consiglieri metropolitani anche di Espresso e PD, molto nei rapporti secondo me tra il PD nazionale e il governo della città di Napoli passerà da Bagnoli. Io l'ho detto, Bagnoli per esempio è un banco di pro. Se a Bagnoli si fa una scelta saggia, io credo che questo può migliorare molto i rapporti tra il governo nazionale e quindi anche il PD nazionale e la città di Napoli, il che non significa un'alleanza politica, significa che migliori i rapporti. E migliorare i rapporti tra la città di Napoli e il governo nazionale, fermo le differenze su tantissime cose, dal Jobs Act, dalla scuola, alla politica estera, ai migranti, insomma ci dista. Noi ci consideriamo alternativa a Renzi, però una cosa è l'alternativa politica che vuoi costruire in città o nel paese, altra cosa è invece il dialogo, l'intesa e anche il fatto di ritrovarsi su scelte che poi interessano molto le nostre comunità. Quindi da questo punto di vista noi siamo pronti al dialogo e lo saremo sempre con tutti, anche col PD.